Signore, pace. È una gioia ancora condividere insieme la parola di Dio e questa sera leggerò il Salmo 73. Amen. Dio sia lodato. Salmo di Asaf. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana. La violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso. Dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: «Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo?» Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, e si accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene d'un sogno quando uno si sveglia. Così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato,
e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu m'hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio, poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno, poiché ecco, quelli che s'allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Gloria a Dio. Questa parola ci porta a una riflessione molto profonda. La riflessione è questa. Il salmista Asaf parte da una considerazione, e cioè l'invidia verso quelle persone che, secondo, diciamo, la sua riflessione, la sua attenta osservazione di queste persone, vedeva che prosperavano, no? E vedeva solo, come si suol dire alle volte, un lato della medaglia. Nel senso che la sua invidia lo portava a considerare che loro andavano bene, tutto andava bene per loro. E quindi lui è arrivato a riflettere e a dire: ma allora cosa cambia nella mia vita? Tanto più che io ho il timore di Dio. Infatti dice: poco mancò che i miei passi non scivolassero. Cioè si stava lasciando andare da questi pensieri, da queste considerazioni, e forse anche noi alle volte, se non stiamo attenti, possiamo incorrere in questa trappola, no? I nostri pensieri vagano, tranquilli, fanno delle riflessioni che non corrispondono alla realtà. E tutto questo nella sua vita, quindi la considerazione, diciamo, di quelli che la parola di Dio considera malvagi, cioè quelli che vanno avanti senza il timore di Dio, che non hanno un cuore, diciamo, che propenso a una riflessione, e tante altre considerazioni, tante altre cose, no? Forse anche noi alle volte stavamo quasi per incorrere in questa trappola. Ma tutto questo, spiega Asaf, fin quando non sono entrato nel santuario di Dio. Il verso 17: non ho considerato la fine di costoro. Sicuramente è salutare entrare nel santuario di Dio. Entrare nel santuario di Dio non vuol dire andare in un santuario nel vero senso della parola, tanto più in tempi come oggi che non possiamo neanche muoverci da casa, siamo tutti accasati, no? Tra virgolette. Ma semplicemente questo è importante a chiunque ascolta, anche coloro che non conoscono Gesù personalmente. Entrare nel santuario vuol dire cercare la faccia di Dio, avere comunione con Lui, intimamente prostrato, diceva Geremia nelle Lamentazioni, avere quella intima comunione. Geremia era anche molto provato in quella circostanza, ma poi trova la forza e la vittoria del Signore, alleluia. Quindi avere questa comunione con Dio è indispensabile, e questo lo puoi avere anche a casa tua. Giustamente, nella tua cameretta. Gesù stesso ha detto: tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi. È importante questi due passaggi. Entra e chiudi, perché la comunione deve essere assoluta. Asaf, se non fosse entrato nel santuario, alla presenza del Signore, si sarebbe lasciato andare da questi pensieri e probabilmente si sarebbe perso. Non sarebbe rimasto un servo, un figliuolo di Dio fedele. Fratelli, sorelle, entriamo in quella cameretta, andiamo nella comunione, nella presenza del Signore, perché lì è la risposta, lì è la benedizione. Non importa quello che è intorno a noi. Quello
Quello che importa è quello che è dentro di noi. E Gesù ha detto quello che in voi è più forte. E quello che è dentro noi viene alimentato dalla presenza e dalla comunione con Gesù attraverso la sua parola, gloria al nome del Signore. E dice Asaf, e non ho considerato la fine di costoro. C'è una sorte, c'è una fine per quelli che amano e temono Dio e per quelli che non lo amano e non lo temono. Non lo diciamo noi, non lo dico io, ma lo dice la parola di Dio. È un invito, caro amico, a riceverlo come tuo Salvatore. Tanto più che viviamo tempi come questi, non vogliamo, come dire, in maniera opportunistica, dire queste cose perché sono cose che diciamo sempre. Cioè Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi, in eterno, Gesù ti ama e ti vuole salvare. Se tu apri il tuo cuore, Egli è disposto ad entrare. È scritto in Apocalisse 3:20, io sono alla porta e busso. Se uno ode la voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me. Gloria al nome di Gesù. L'intento di Dio è sempre quello di avere comunione con te. La mia domanda è questo il tuo intento? Vuoi avere comunione con Dio? Se vuoi, ritirati in quel santuario che è la tua casa, che è il luogo che hai scelto, alla presenza di Dio, alleluia, per cercare la sua faccia. E alla sua faccia abbiamo tutte le risposte, quelle che ci sono dovute, ovviamente. E poi vediamo come cambia anche il cuore di quest'uomo, le considerazioni, e dice: quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, e io ero di fronte a te come una bestia. La prima cosa è: ma io resto del continuo con te. Gloria al nome del Signore. Bisogna che noi decidiamo di restare sempre con il Signore. Dio ha detto che Lui è con noi sempre, ma anche noi vogliamo rispondergli così. Io voglio stare con te. Dio fa di più, tu mi hai preso per la mano destra, come è scritto in Isaia 41, tu mi guiderai con il consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Alcuni non credono nella resurrezione, ma questo è uno dei versi che testimonia che un giorno tutti risusciteremo e coloro che hanno accettato il Signore, hanno operato bene alla presenza di Dio per l'eternità. Gloria al nome del Signore. Alleluia. C'è una risurrezione. Un giorno Gesù ci chiamerà tutti e ci porterà nel cielo quelli che hanno sperato e creduto in Lui. Noi credenti stiamo aspettando quell'evento glorioso, ma nell'attesa vogliamo stare uniti a Lui, santi, consacrati nella Sua parola, facendo la sua volontà. Mi permetto di intrattenervi ancora qualche istante. Il verso 25: chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. Asaf è arrivato a una constatazione a seguito della riflessione, della preghiera, e cioè che nel cielo non c'è nessun altro Dio. Chi ho io in cielo fuori di te? Dio è l'unico. Non esistono altri dii, altri dei. Dio è l'unico Dio. Questo è quello che scoprì e ribadì anche Ezechia quando si vide attaccato dall'esercito straniero, dicendo con loro: sono dei feticci, sono degli spauracchi, ma con noi è il vero Dio. Gloria al nome del Signore. Ma non solo in cielo. Quindi l'unicità di Dio nel cielo, l'unico vero Dio, ma anche sulla terra. Tutti noi dobbiamo dargli la nostra devozione, la nostra obbedienza, perché l'unico Dio in cielo è l'unico Dio in terra. E sulla terra non desidero che te. Lungi da noi ogni altra cosa. Vogliamo concentrare la nostra vita nell'amare Dio, l'unico vero Dio. Non desidero. Sentiamo queste parole, desiderare. L'unico anelito della nostra vita, gloria al nome del Signore. E qui ancora continua e realizza che la mia carne, il mio cuore possono venir meno o vengono meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Soprattutto in questi periodi il nostro cuore tante volte
Sembra alle volte, no? Che ha bisogno di un sostegno. Qui abbiamo la risposta. Dio è la rocca del nostro cuore. Gloria al nome del Signore. È la nostra parte di eredità in eterno. Non è che vogliamo tutta l'eredità. La nostra parte di eredità. Perché siamo in tanti che stiamo sperando nel Signore. Ognuno ha la sua parte. Salmo 16, il verso 1. Il salmista poi dice: Tu sei la nostra eredità, Signore. E questo è importante. Colui che ci è toccato in sorte, il Re dei Re, il Cristo Gesù, il Signore dei Signori. Non vogliamo scambiare tutto questo con niente e nessuno. Alleluia. Dio sosterrà il tuo cuore. Se ti senti un po' scoraggiato, fai riferimento a lui. Qui è scritto: Dio è la rocca del mio cuore, lui ti raffermerà in questo preciso momento. Poi dice: Coloro che si allontanano da te periranno, e tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene. Ecco, abbiamo scoperto qual è il nostro bene, è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio. Quindi bene, rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Siamo anche testimoni della gloria e della grazia di Dio. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per la tua parola. Grazie perché sempre viene come un balsamo e apre i nostri occhi davanti alla realtà. Signore, liberaci da ogni altra cosa che non è da parte tua. Signore, da ogni cosa che non edifica, riempici dello Spirito Santo e facci comprendere sempre questa parola utile a illuminare la nostra vita e la nostra via, come è scritto nel Salmo 119, verso 130. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Pace a tutti. Dio ci benedica.